fare un promo della nostra trasmissione, anzi lo farà lo zio, ricordiamolo zio? Ecco, ogni giorno dalle 12 alle 13 c'è Viva la Musica con Alberto e zio Luciano, dico bene? E cosa facciamo? E certo, certo, vi teniamo compagnia con le migliori orchestre, sempre con dediche in diretta e la possibilità di festeggiare i compleanni dei familiari e anche dei vostri amici, spedendoci le foto via posta o via mail. Bravo zio, complimenti. E poi? Ah, e poi potremo giocare e vincere premi, ma lo dica lei con le sue parole. Ricordiamo anche che c'è il nostro paginone, giusto? Lo dica, questo... dove potete conoscere i programmi di tutti i locali migliori e delle feste di piazza. Anzi, se organizzate feste di piazza, chiamateci allo 049 805 5555. Tutti i giorni c'è Viva la Musica. Grazie zio, l'ha detto proprio bene. Dalle 12 alle 13, qui, su Telechiara, esatto, bravissimo, grazie, complimenti. Che ti fa vivere il sogno. Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Una rapina ai danni di un furgone portavalori è stata compiuta questa mattina alla periferia di Mestre. I banditi, dopo essere riusciti a bloccare il mezzo senza sparare nessun colpo, sono fuggiti con un bottino di circa 800.000 euro. Il denaro, a quanto risulta, era diretto ad un istituto bancario a Venezia. Sul posto è intervenuta la polizia, che sta compiendo i rilievi. I rapinatori si sono messi in azione mentre tre guardie e giurate stavano scaricando i sacchi contenenti il denaro dal furgone per caricarli su di un'imbarcazione ormeggiata in una darsena alla periferia di Mestre. Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto un magazzino di divani a Villa Marzana, in provincia di Rovigo, di proprietà di una 23enne rumena. Le fiamme si sono sviluppate nella notte, i vigili del fuoco stanno ancora lavorando per spegnere il rogo. Il sostituto procuratore della Repubblica di Rovigo, Manuela Fasolato, ha posto sotto sequestro il magazzino. I carabinieri intervenuti sul posto stanno compiendo accertamenti per capire anche l'origine dell'incendio. Le esalazioni provocate da un braciere da cucina rimasto acceso sono invece la probabile causa dei malori accusati dai componenti di una famiglia marocchina a Casier. Si tratta di una coppia e dei loro figli di 2 e 6 anni. Una richiesta di soccorso è giunta nel corso della notte al pronto soccorso di Treviso. I medici hanno disposto il ricovero per sospetta intossicazione. Tutti sono comunque fuori pericolo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Il sistema sanitario veneto intensifica la lotta al dolore nei malati di tumore in fase terminale, nei bambini e più in generale in chi soffre di dolore acuto. Lo ha deciso la giunta regionale stanziando una somma straordinaria di 5 milioni di euro al di fuori del budget delle ULS, grazie alla quale verranno rinforzate le reti esistenti di cure palliative, puntando alla creazione in ogni ULS di un nucleo di cure palliative che in collaborazione con i medici di famiglia si prenderà carico del paziente e si assumerà la responsabilità di sollecitare le altre parti del sistema dell'offerta di assistenza, riducendo di fatto il rischio di vuoti assistenziali. In sostanza, meno ospedale e più cure domiciliari per garantire la dimensione umana in un momento sempre molto difficile, quale quello della sofferenza. Venerdì 8 gennaio il Teatro Verdi di Padova farà da cornice ad un'iniziativa che ha nella lotta al cancro il proprio motore principale. Sarà infatti interamente devoluto all'Istituto Oncologico Veneto il ricavato dello spettacolo che verrà messo in scena a partire dalle 20.45. Si tratta della commedia I compromessi del fannullone, messa in scena da Bruno Capovilla, al quale sarà consegnato nel corso della serata il premio Una vita per il Teatro Veneto. I biglietti possono essere già fermati al botteghino del Teatro Verdi o all'ufficio comunicazione e marketing dello IOV di Padova, ma vediamo grazie a questa intervista a Bruno Bandoli, direttore marketing e comunicazione dello IOV, di conoscere meglio le finalità dello spettacolo e anche i risultati conseguiti dall'Istituto nel 2009. Ci fa molto piacere anche quest'anno programmare il concerto, diciamo così, per le feste natalizie, in particolare la Befana, e l'8 gennaio al Teatro Verdi, con inizio alle 20.45, avremo la commedia esilarante, cosiddetta di Bruno Capovilla, I compromessi del fanullone. Si tratta di una commedia di forte attualità, ma per noi è un motivo in più per far conoscere
sul territorio, quando parlo del territorio Veneto non è solo Padova ma bensì tutti i capiluoghi di regione, la presenza dell'Istituto Oncologico Veneto, struttura della regione Veneto appunto, che si occupa della ricerca contro il cancro, in particolare per farci conoscere meglio, al contempo raccogliere i fondi per alimentare in maniera maggiore e più sensibile le nostre attività, ci proponiamo sul territorio con varie iniziative. Questa di Bruno Capovilla è un appuntamento annuale organizzato direttamente dallo IOV, altre volte operiamo in partnership con altre associazioni e istituzioni e il ricavato sarà devoluto interamente appunto alla nostra struttura. L'anno che si conclude ha visto passi da gigante perché in aggiunta ai risultati precedenti l'acquisizione di una PET per Padova era del tutto sprovvista nelle strutture sanitarie, quest'anno abbiamo avuto il piacere di inaugurare la nuova radiologia con un contributo molto forte alla Fondazione Cassa di Risparmio, successivamente la nuova endoscopia, una strumentazione praticamente che consente già di individuare cellule cancerogene con un semplice esame endoscopico, anche questa sponsorizzata dalla Fondazione Anton Veneta e della Svide Martina di Due Carrare. Quindi è un anno molto importante il 2009, ma lo sarà ancora di più il 2010, soprattutto perché contiamo di poter annoverare sempre nuovi sostenitori. Piace ricordare per esempio che nel 2008 siamo risultati ai primi posti nazionali per quanto concerne la destinazione delle quote del 5 per 1000, con praticamente 1 milione di euro. È una vera e propria pioggia di rimborsi fiscali quella a cui sta procedendo l'Agenzia delle Entrate anche in Veneto. In corso di erogazione sono infatti poco meno di 28.000 rimborsi fiscali alle persone fisiche sulla base delle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 2007. L'importo totale dell'operazione è di quasi 38 milioni di euro. In testa alla lista dei rimborsi c'è Padova con oltre 6.000 rimborsi, la seguono Treviso, Verona, Venezia e Vicenza che oscillano tra le 4.813 e le 4.539 pratiche, chiudono la classifica Belluno e Rovigo, entrambe ben al di sotto dei 2.000 rimborsi. Per quanto riguarda le imprese, in Veneto stanno per essere erogati 3.591 rimborsi IVA per un valore complessivo di poco più di 12 milioni di euro. E la finanza creativa di un sacerdote veneziano impegnato da anni nella realizzazione di centri per anziani ha inventato quelli che si potrebbero chiamare i bot del Vangelo o bond del Paradiso per trovare i fondi che mancano al budget del centro Don Vecchi Quater di Campalto. La Fondazione Carpinetum, diretta da Don Armando Trevisiol, intraprendente sacerdote di 80 anni, ha infatti messo in vendita azioni da 50 euro ciascuna che danno diritto a chi le sottoscrive di fruire della rivalutazione del valore dell'immobile, di dire la propria sulla conduzione del nuovo centro e anche ad un titolo privilegiato per avere un alloggio per sé o per i propri cari al Don Vecchi. La Biblioteca Nazionale Marciana ha stipulato una convenzione con l'Ufficio Scolastico Provinciale di Venezia nell'ambito delle iniziative mirate alla diffusione della lettura con l'obiettivo di promuovere nei giovani non solo la passione per i libri, ma anche l'utilizzo dei servizi bibliotecari. L'intenzione del progetto Io Studio alla Biblioteca Marciana, una delle prime attività poste in essere grazie a questa collaborazione, è infatti incentivare insieme alla frequentazione anche la conoscenza del patrimonio librario e documentale della Marciana. Gli studenti che a fine anno scolastico avranno un maggior numero di frequenze saranno premiati con una serie di libri in occasione della cerimonia conclusiva del progetto Lettura Pensata, a cui si collega anche questa iniziativa. Parliamo ora di televisione, uno strumento che quotidianamente propone rappresentazioni del mondo in grado di influire sull'educazione e sulla formazione delle persone. Un fenomeno da studiare, soprattutto in relazione agli adolescenti, la cui personalità è ancora in via di definizione, in quanto ha fatto la ricerca Immagini della persona, promossa dalla Fondazione Bortignoni. I risultati nel servizio di Valentina Voi. Quale immagine della persona passa quotidianamente attraverso i canali televisivi? È una domanda importante se relazionata all'importanza del mezzo televisivo nella formazione della personalità nel delicato periodo dell'adolescenza. La ricerca Immagini della persona, promossa dalla Fondazione Girolamo Bortignon e presentata a Padova presso la Facoltà Teologica del Triveneto, delinea un profilo delle telepersone, dei modelli proposti e del ruolo di scuola e famiglia. Perché gli adolescenti in qualche misura sono coinvolti all'interno della televisione, ma di fatto sembrano accompagnati dalla televisione stessa?
e quindi delle fiction, e questo accompagnamento diventa quasi un momento educativo per loro, cosa che invece è tutto da verificare, e la indagine fatta dal professor Conte ne ha dimostrato la negatività. La ricerca ha riguardato la programmazione televisiva tra il 2000 e il 2005 e ha preso in considerazione un campione di adolescenti veneti. Significativi i risultati. I ragazzi apprezzano nei loro beniamini televisivi le doti della simpatia, dell'ironia e dell'intelligenza. Al primo posto dei personaggi più amati c'è Dr. House, protagonista dell'omonima serie, e Claudio Bisio, mattatore di Zelig. L'indagine, fra le altre cose, ha mostrato come il consumo televisivo sia un'abitudine quotidiana per i ragazzi di questa fascia di età. Il campione che abbiamo esaminato, relativo alla Regione Veneto, parla di 3 ore e 25 minuti al giorno, tutti i giorni, di consumo televisivo. Per commentare i risultati della ricerca, presente anche Don Carlo Nanni, magnifico rettore della Pontificia Università Salesiana. Ma a me sembra che emergono delle prospettive anzitutto fondate su quella che possiamo chiamare la telepersona, che possono essere molto interessanti dal punto di vista sia educativo ma anche proprio di quelli che sono i flussi culturali attuali. Fervono in queste ore gli ultimi preparativi per il grande rogo con cui domani a Padova, nella suggestiva cornice del Prato della Valle, si brucerà la strega nel corso di un pomeriggio evento organizzato dai Vigili del Fuoco e destinato a sostenere le attività della Città della Speranza. Nella grande piazza Patavina, a poca distanza da Santa Giustina, si sta ultimando la gigantesca pira su cui verrà bruciata la veccia alle 17 di domani. Il rogo verrà preceduto alle 16 da uno spettacolo messo in scena dalla compagnia teatrale Non Solo Fuoco e da Prospettiva Verticale nel comando dei Vigili del Fuoco di Padova. Ma certamente la parte più suggestiva del pomeriggio è proprio quella dell'accensione della pira in Prato della Valle, dove sarà anche allestito un gazebo in cui ognuno potrà offrire il proprio contributo per aiutare la ricerca portata avanti dalla Fondazione Città della Speranza. E Telechiara seguirà in diretta sia lo spettacolo messo in scena al comando che la manifestazione in Prato della Valle, per permettere anche ai bambini che non siano in grado di essere presenti. Il pensiero va in primo luogo a tutti i piccoli degenti dei reparti pediatrici degli ospedali del Veneto e del Friuli Venezia Giulia di divertirsi insieme alla Befana dei Vigili del Fuoco. Vi ricordo anche che è possibile sostenere la Città della Speranza anche attraverso le donazioni effettuate sul conto corrente postale numero 13200365 intestato a Fondazione Città della Speranza con la causale con i pompieri per le donazioni. Bene, questa era per il momento la nostra ultima notizia per quanto riguarda l'informazione. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con l'edizione flash del TG alle 16:30. Ci vediamo più tardi.